mai lavato i piatti in 7 anni, sono andato a Israele a lavare i piatti. Le parole che vi consiglio oggi sono due: analisi, che per me è il mercoledì, e poi il giovedì, azione. Fate un'analisi profonda di quella che è la vostra idea, perché questa è la cosa più importante: analizzare un piano che sia economico e anche finanziario. E dopo l'analisi di un piano, che è necessaria, ci va l'azione. Il mondo è pieno di idee che però non sono mai state realizzate, e io sono certo che voi realizzerete le vostre. Ecco, nel libro ho voluto dare al giovedì, proprio dopo aver fatto questi primi 3 giorni, la call to action, mettersi in azione, dare vita a quelle che sono state le vostre idee. E in questo ho un po' di esperienza, cercherò di aiutarvi anch'io con tutto il mio background. Analizza. Non c'ho una lira, la carta di credito l'ho lasciata in camera, è l'ora di pranzo e c'ho una fame che non ci vedo. Boh. Io analizzo che c'è del disagio, tanto disagio, e agisco. Vado a prendermi una pita con i falafel, ciao amico! E io? Dani, posso farti una domanda? Mi senti? Sì. Ma io giovedì ho la partita di calcetto, come faccio? Signorina, qual è la tua idea unica? Allora, io ho scritto 2 libri sulla Romagna. Complimenti. E sull'Emilia Romagna. Il passo, dopo anni di blog, di scrittura, quindi, il passo che vorrei fare adesso è creare una web series legata all'Emilia Romagna. Partendo dalla tradizione, che non tutti conoscono, che comunque è la base sempre di tutto, creare appunto delle web series per i giovani. Non è semplice raccontare un territorio locale, non è semplice affrontare le aziende del posto, non è semplice interfacciarsi con le istituzioni. Non pensavo si potesse passare da quella che è la ristorazione vera e propria, quindi fatta sui fornelli, a una ristorazione, comunque un marketing social dietro le quinte dei ristoranti e tutte, diciamo, le catene di hotel. La vedrei proprio bene a fare una web serie. Secondo me, se riesce a trovare la chiave della sua comicità, perché è una ragazza simpaticissima, potrebbe uscire un grande prodotto. Mi è chiarissimo il tuo modello di business e anche come monetizza, perché di fatto monetizzi con le views. Sì. Il problema è come lo finanzi prima di monetizzare? È anche il mio problema, sennò. Sei già alla fase 2.0, sei oltre il lancio, tu già vedi il prodotto finito, e come fai a prendere questa idea e a trovare quello che si chiama un MVP, cioè un minimum viable product, la versione minima che però puoi realizzare con poco e possibilmente deve essere un tipo di MVP che nel business liquido si definisce autoliquidante. L'MVP più famoso, sì. Uno dei più famosi per esempio è quello di Dropbox. Dropbox doveva realizzare questo software. Se tu vai su YouTube e cerchi MVP Dropbox, vedi ancora il video che hanno utilizzato. Hanno utilizzato questo video che raccontava esattamente, quindi ti faceva fare l'esperienza del software, e poi però il software non c'era. Sì. Quando andavi a prenotare, a dare la tua email, in una sola notte sono passati da 5.000 a 75.000 richieste, in una notte, di quel software. Il vero valore di quel test era poter avere 75.000 persone interessate in una notte, e poi chiaramente è cresciuto. Lì il finanziatore ti finanzia. Lui è una persona molto competente, molto diretta, molto focus sull'obiettivo. Ma la soluzione è tipo il crowdfunding? Ok, sapete tutti cos'è? Di fatto, invece di farti finanziare da una grossa balena, ti fai finanziare un po' da tanti piccoli pesciolini, esattamente. Il problema del crowdfunding non è la parola crowd, è la parola founding. In Italia suggerisco ai business che seguo veramente di essere prima profit first e autonomi, autoliquidanti. Sì. Se riesci a non averne bisogno per partire è meglio, e siccome hai tempo, hai perso, ahimè, hai loro, questo è un momento per certo. Confrontarti, trovare nuove idee, hai il mentor che ti segue su Tel Aviv, cerca assolutamente di trovare alternative. No, ero curiosa, però non... Di questo dovrai parlare con il tuo mentor che incontrerai qui a Tel Aviv. Non vedo l'ora. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Siamo qui per conoscere Veronica Frison, la nostra start-upper, e vi presentiamo Efrat, la sua mentor. E vuoi fargli qualche domanda, signorina? Raccontaci un po', prima di tutto, che cosa fai nella vita. Io ho un bar che è molto locale, ospito tanta gente, e immagino che facciamo il collegamento tra il cibo e l'amore per la gente. Wow! Ho capito che quando la gente ti dice cosa gli piace di mangiare, ti dice come amano.
Perciò avere questo senso e la possibilità di ascoltare mi ha dato la possibilità di dargli un po' di amore. Giusto? Quando la gente mangia è felice. È vero. Cos'è Tel Aviv per te? Riesci ad essere tutto quello che sei. Puoi essere una persona che il mattino fa lo yoga, poi da sera va a bere un cocktail, poi va a ballare fino alle 5 di mattino. Adesso porterai la nostra Veronica in giro a fare yoga, ad amare la gente, ad assaggiare e poi farete le 5 di mattina. Si prospetta un buon giro per Tel Aviv. Andiamo ad un altro posto dove la specialità è la zuppa. La zuppa sono 50 gradi. Sì, però è quello che ho bisogno. Si chiama la zuppa di piede. Tu prendi quella di piede. Io prendo quella di piede. Sì, tu prendi l'hai quella. Deciso tu. Io prenderò quello con, come si dice? Fagioli. Fagioli. Così assaggi anche quello. Ok. E prendiamo il hukki, il tipico... pane. Il pane no? No, no. Il pane? Ma no? Credimi, non puoi. Questa è la zuppa, zuppa famosa, la zuppa di piede. Come origine è una cucina povera che vuoi usare tutta la parte del pollo. Sì. E alla fine è diventato uno delle flag. E invece questo si chiama? La cucina. On the black, è tipo un pancake che outside, alla fermentazione. Black, avete tutto black. Fermentato voi? Thank you. Oh, perché immagina il calore nel deserto, sì. Praticamente fai così e poi prendi con questo. Don't forget to buy some things. Provo. Cosa? L'Italia è un paese, come dice Lorenzo, come diciamo anche noi, che può vivere assolutamente di turismo, ma lo dimostrano i numeri. Quest'anno il turismo è cresciuto del 3-4% e sta per diventare il primo driver dell'economia italiana. Durante la chiamata con Danilo, che era in un appartamento, ho detto, cacchio, gli appartamenti. Il progetto che ho io è rivolto a dei giovani e pensando a me, e io viaggio molto di più in appartamento che in hotel. E qui mi è venuto in mente un partner che potrebbe essere non food ma esperienziale. Quindi ho detto gli appartamenti. Poi parlando invece con Efra, la mentor, e mi ha detto pensa a tutte le cose che abbiamo fatto oggi. Comunque abbiamo fatto una passeggiata e potevamo però prendere le bici e i monopattini. Quindi un partner che insomma sia di mobilità. Queste tartellette con i fichi sopra, un po' alla Cedric Rolet se vogliamo. Io le ho sempre viste solo su Instagram, seguo addirittura secondo me l'hashtag Tarto Fig e adesso le abbiamo trovate. Sono pronta. Cioè è bellissimo, ma poteva essere anche bruttissimo lì di fianco. Niente bello, qualunque cosa. You want to see about on the food, it's we try to bring to give a lot of respect for the products. Not trying to put a lot of herbs and, no. And spices and everything is very, very clear, it's very, very fresh. Ciliegine, prima cucinate, depilato, poi fritte. Depilato. Non finiremo più di mangiare. I gnocchi alla romana caldi, poi sopra la Filadelfia. Ah, pornografica. Efrat è la persona più simile a me che io potessi incontrare qua. Molto concreta, pochi fronzoli e molto libera, cioè molto open mind. Cioè lei ha una visione che è un po' dall'alto, ha una visione dall'alto di un sacco di cose. Dall'alto ti permette di non perderti nelle piccolezze, ma di vederla sempre da un piano superiore. Wow! Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare la shakshuka.
Ok? Perché i pomodori israeliani sono così buoni. Come è andata in cucina fare la shakshuka con un chef israeliano giovane, che carino? Chef israeliano, esatto. Allora, ho esaudito uno dei sogni della mia vita, tanto per incominciare. E poi, cioè, mettete una passione nel fare il cibo. Cioè, lui ha fatto due passi per fare l'insalata. Una sul tagliere e una l'ha spostata qua. Noi... Bellissimo. Questa è la mia? Tana. Tana, il posto dove posso dare il cibo, però anche la parte spirituale. Quando ci vediamo sarà come la prima volta. Sai, io non so come ringraziarti. Con un buon abbraccio. Oggi abbiamo mangiato tutto il mangiabile, sono veramente provata, ma sono anche un sacco felice perché te la viva tantissimo da offrire. Adesso non rimane che aspettare l'ultima puntata, aspetterete insieme a me per scoprire qual è l'azienda che mi permetterà di sviluppare questo progetto. Mangiare pasta e fagioli. un piede di pollo, perciò... Un piede di porco. Sì. Un piede di porco e scasini a punto. No. Questa invece è una cosa che mi ha insegnato il nostro amico Lorenzo Palmieri, è bere un sacco di acqua quando sei ubriaco, perché il problema dell'alcol è che non lo digerisci, quindi così dopo io sono a posto. Beh, ci voleva Lorenzo Palmieri per capire che... Questa tortura. Io sbavavo anche su... però... Sì, anche tra il mito. Cioè, sì. Lei è un mito. Uscita dalla parrucchiera, va al bar, così. From where are you? Italy. Ok. Beautiful. Thanks. You are too. Oh, mamma mia. Come è andata in cucina? Aspetta. E questa cosa... no, ragazzi, non ce la faccio. Non so che c***o dire. Basta. Andiamo via, facciamo figure di merda.